Buonasera, sono Antonio Pistillo di Italian Friends, siamo ospiti di una barca degna di nota, qui sempre a Biceglie, in compagnia di Mimmo Cormio, che praticamente ci descriverà la barca in tutti i sensi. Prego. Ciao, questo è un caicco turco, lungo 22 metri circa, una barca originariamente nata come barca da carico e da trasporto. Ai tempi che furono, proprio qui erano collocati degli argani che servivano per tirare in secca la barca quando sopraggiungeva l'esigenza di spoggiarla. Era un luogo di lavoro e di sofferenza, perché a quel tempo andare per mare non era una passeggiata. Eravamo decisamente in comfort class, passatemi la battuta, si dormiva non in cabine, cosa che invece accade ora, ma si dormiva sulle vele, per terra, bagnati, asciutti, senza medicine, senza. E erano degli eroi. Oggi questa barca, gioisco per la presenza di questa barca nel Museo Nautico Galleggiante, perché è una barca di vital charter, quindi è possibile prendere locazione per vivere un'esperienza di mare, per poche ore, per una giornata o per un'esperienza più duratura, magari navigando nel vicino Gargano, nel vicino Isola Tremiti. Itinerari è la domanda che mi fanno tutti. Io suggerisco di non porsi degli obiettivi, suggerisco di cogliere l'occasione per andare per mare, carezzare l'acqua con i remi di questa barca e fare più che un viaggio nello spazio, un viaggio nel tempo. Quindi con la fantasia torniamo indietro nel tempo, facciamo un viaggio nel passato e cerchiamo di viverla la presenza dei tanti ospiti invisibili che vanno dal maestro d'ascia che l'ha costruita, i tanti operai che l'hanno costruita, chi ci ha navigato, a volte chi ci ha morto su queste barche, perché la morte è dietro l'angolo e ci si preoccupava più del pezzo rotto che della persona persa. E chiaramente poi che sia spunto di riflessione con un mondo parallelo, quello attuale. Va bene, Mimmo, grazie di tutto l'impegno che ci hai messo per concederci questa intervista. Grazie a voi per l'opportunità, Francesco. Italian Friends promuoviamo tutte le 20 regioni. In particolare mi ha affascinato Biceglie perché fa parte di quella perla di città poste sul nostro Adriatico. Quindi ti ringrazio e buon lavoro. Grazie a voi.